ormai è giunta la sua 31esima edizione. Sono stati anni difficili, il mondo ha cambiato i meccanismi commerciali e produttivi. E il Cersaie sta dimostrando, anche quest'anno, la volontà di trasformazione del settore, soprattutto delle aziende italiane. Moltissime sono le collaborazioni messe in atto per diversificare gli eventi e quello che circonda il mondo della fiera, dell'arredo bagno e della ceramica. Perché non approfittare delle risorse giovani? Al via Beautiful Ideas, così che gli studenti delle facoltà universitarie e degli istituti di design italiano possano dimostrare il proprio talento partecipando a questo concorso. Una novità del 2013 è la collaborazione con il Maxi e quindi con il mondo dell'arte contemporanea. E poi c'è il festival Costruire, Abitare e Pensare sull'architettura e il design, che ospita centinaia di relatori, prevalentemente appartenenti al mondo della progettazione. Il Cersaie quest'anno vuole approcciare un pubblico più vasto e ha ideato Disegna la tua casa. Ci sono i progettisti delle testate italiane di interior design che faranno da consulenti, ma il meglio è il Bologna Water Design. L'intera città è coinvolta dal fermento creativo del Cersaie, che arriva quindi nel centro storico e ravviva luoghi interessanti e suggestivi del centro con mostre di design che hanno come tema e filo conduttore l'acqua, l'uso dell'acqua nella casa, la relazione con il corpo, il consumare meno e meglio. L'università, la televisione, il design, l'architettura, il centro storico, moltissime sono quindi le collaborazioni che testimoniano un settore in cambiamento, che vuole rinnovarsi e vuole trovare nuove strade per riuscire. Nuovi modi quindi per innovare la cultura dell'abitare, del costruire, dell'architettura e del design. Il Cersaie ce la fa a testimoniare questo cambiamento. E il settore, nei prossimi anni, riuscirà a risollevarsi definitivamente?